Torino e il Piemonte ospitano dal 1 al 6 settembre il 39esimo congresso della Commissione Internazionale di Storia Militare sul tema Le operazioni interforze e multinazionali nella storia militare. Alla giornata di apertura, al Centro Congressi Torino Incontra, presente il Ministro della Difesa Mario Mauro, hanno preso parte le più alte autorità civili e militari. Per la Regione è intervenuto Fabrizio Comba, vicepresidente del Consiglio regionale. Nel corso dell'evento svolgeranno le loro relazioni storici militari provenienti da 36 nazioni di 4 continenti. Per l'occasione è stata allestita alla Biblioteca Nazionale Universitaria la mostra fotografica I volti dei militari italiani, i valori della patria in un'immagine. Ancora una volta Torino e il Piemonte dimostrano di essere all'altezza di poter ricevere una così importante iniziativa. La vocazione internazionale, non solo internazionale tra virgolette della politica, ma internazionale anche nei vari comparti, è dimostrata con l'organizzazione di questo interessantissimo congresso. È una dimostrazione di interesse da parte del mondo nei confronti della nostra regione. Il congresso di storia militare è un'occasione straordinaria perché attraverso l'analisi di quelle che sono le vicende della storia militare e anche le ragioni intorno alle quali si disciplinano iniziative multinazionali e interforze, si possa un po' di più capire anche il compito della politica, cioè che cosa la politica è chiamata a fare per districare i nodi della storia. E quindi ancora una volta una testimonianza di eccellenza da parte della città, della regione, della provincia, che così possono essere, diciamo, anfitrioni di uno degli eventi storico e storico-comunitari più importanti di questi anni.